Alla fine, lui resta in silenzio, nell'abbraccio addormentato, rimando scabro di un lembo di pelle, rabberciato lungo i bordi nella fame di poesia. Alla fine, rinuncia all'amore, si prende in carico l'infarto, l'assassinio odio indotto del cuore, in questa quieta decisione. Tanto lo sa che ritornerà il desiderio del suo fuoco greco, perché l'amore non serve poi a tanto. Per scrivere necessita una rabbiosa solitudine e un istinto meno che umano e stanco di ripensarsi interi dopo la distruzione.